Missione Pompon, avanti tutta! Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te a questa nuova puntata della rubrica Gli strani strumenti per la creatività. Oggi voglio parlare di questi oggettini, eccoli qua. Si chiamano Fuzzball Braider e li ho trovati su AliExpress. Cosa sono questi oggetti misteriosi che mi vedete in mano? Sono dei fai pompon, degli aggeggini che servono per agevolare la messa in opera dei pompon. Effettivamente li ho provati, li ho acquistati. Questo non è un video in collaborazione con AliExpress né con la WHWH, che è la marca appunto di questi, né con la WHWH, che è la marca di questi oggettini, ve lo dico per completezza, ma li ho acquistati io su AliExpress. E quattro di questi oggettini di vari diametri mi sono costati poco più di 1,50 euro, per intenderci, proprio pochissimo. Io nel box informazioni vi metterò il link dei vari rivenditori dove li trovo su AliExpress. Voi, quando acquistate in questi siti online, state sempre attenti ai feedback, cioè alle stelline che hanno. Più stelline hanno, più i rivenditori sono affidabili. Essendocene millemila su AliExpress, io non posso consigliarvi piuttosto questo che quello, perché sinceramente li ho comprati talmente tanto tempo fa che non ricordo nemmeno quale fosse il rivenditore da cui li ho acquistati io. Vi faccio vedere il più grande per una questione di praticità. Ecco, sono questi due dischetti apribili. E come funzionano? Ve lo faccio vedere di là, sul piano da lavoro. Ed ecco il mio kit per fare quattro tipi di pompon di dimensioni diverse, appena arrivato da AliExpress. Cosa mi è arrivato? Mi sono arrivati questi cerchetti di plastica, come vedete, di differenti colorazioni, che vanno accoppiati a due e con cui si possono fare pompon del diametro di 3,5 cm, di 5,5 cm, di 7 cm e di 9 cm, questi super grossi. Vedrete com'è semplice creare dei pompon, che non sono i pompon casalinghi, quelli che riusciamo a fare con i cartoncini accoppiati a due. Se non sapete fare i pompon casalinghi, ditemelo che facciamo insieme un tutorial. È semplicissimo farli, solo che è un po' difficile girare la lana all'interno di cartoncini chiusi a cerchio. Questi hanno di bello il fatto che possono far sì che il cerchio si apra, e aprendo il cerchio, annodare la lana attorno diventa una cosa estremamente semplice. Adesso vi faccio vedere come con questi cerchietti è semplicissimo fare i pompon. Vedete, hanno una parte convessa e una parte bucherellata. La parte convessa deve essere alloggiata all'interno di quella bucherellata, così, e fare in modo che in entrambe le parti la parte bucherellata accolga i chiodini convessi, quindi metterli a mo' di sandwich, sovrapporli in questa maniera. Quindi prendere la lana che scegliamo e cominciare ad avvolgerla. Vi faccio vedere, è più semplice fare vedere che non stare lì a spiegare 2 ore. Comincio sovrapponendo appunto i due pezzi e tenendo il filo ben fermo da una parte ad avvolgere il mio pompon. Ovviamente più giri farò sul mio pompon nello stesso punto, più grosso mi verrà il pompon. Cioè, se io metterò semplicemente un filo e andrò avanti, il pompon mi risulterà abbastanza scarno. Se io invece sullo stesso posto continuo ad arrotolare, il pompon diventerà sempre più cicciottello e più paffuto, ed è proprio il risultato che voglio ottenere io, un bel pompon paffuto. Ed è proprio la difficoltà che si ha invece nel crearlo con i cartoncini tondi fatti a casa, perché a un certo punto per forza bisogna fermare il giro della lana, perché all'interno del foro centrale non entra più lana, o diviene difficilissimo farlo, o viene difficilissimo farla entrare. Quindi il tutto si deve stoppare ad un certo punto. Qui, come vedete, invece posso continuare ancora. E io continuo. Arrivati alla fine del mio mezzo cerchietto, non faccio altro che
tagliare così un po' a misura. Giro la mia fai pompon e comincio a fare la stessa identica cosa anche dall'altra parte. Quindi vado ad arrotolare la mia lana tutta attorno al semicerchio. Arrivata alla fine taglio, quindi chiudo le estremità dei miei fai pompon e li unisco così tra loro. A questo punto avrò la rotella bella e finita. Cosa faccio? Dalla fessura centrale che è rimasta comincio a tagliare. Prendo un pezzetto, tagliati i due semicerchi tutto attorno, prendo un pezzetto di lana abbastanza lungo e lo passo proprio qui in mezzo ai due cerchi rosa. Voilà. Da una parte sino ad arrivare all'altra. Così. E faccio un bel doppio nodo, quindi un bel nodo strettissimo, proprio stretto 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 che più non si può, ok, fino a che riesco a tirare. Quindi faccio un doppio passaggio di nodo, voilà, stretto 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 stretto, apro il mio fai pompon e senza stressare più di tanto la forma libero il mio pompon da una parte e dall'altra ed eccolo qua. Basta muoverlo un pochettino, sbatterlo un po' e lui prenderà la tipica forma tonda tonda del pompon. E guardate quanto è fitta la trama. Può capitare con questa macchinetta che ci sia qualche filino leggermente più uscito, in quel caso zac, è facile mettere tutto a posto con una forbicina. Perché capita? Perché nell'avvolgimento lungo una delle assi è possibile che lo spessore che si viene a formare faccia diventare troppo più lungo il filo di lana, ma questo è uno scotto che si paga volentieri rispetto alla comodità di avere il dischetto preformato e soprattutto apribile, per cui il pompon possa venire sempre così pieno e ricco. Io trovo questi strumentini veramente veramente utili per chi fa crafting, creatività, cucito creativo, scrapbooking, perché costano una miseria. Io li ho pagati tutti meno di 2 euro. Se trovi il link del mio rivenditore, perché sapete che AliExpress è un box che contiene 2500 rivenditori, ve lo metto qua sotto, o quantomeno vi metto comunque una serie di rivenditori che vendono questo articolo a prezzi più o meno simili a quello a cui l'ho comprato io. E quando comprate su AliExpress, mi raccomando, guardate i feedback relativi ai venditori, perché io mi sono sempre trovata bene affidandomi semplicemente a quelli. Se hanno 4 stelline, comprate tranquillamente, perché le cose vi arrivano e vi arrivano buone. Guardate che bellino questo pompon, guardate in fatto in pochissimo tempo rispetto ai pompon casalinghi, è bello, mi piace proprio perché è cicciotto, bello bello pieno. Quindi adesso preparate tanti pompon, perché prossimamente, proprio per la Pasqua, faremo un paio di cosine proprio con i pompon. Spero che questo utensile per la creatività vi sia piaciuto e io vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Semplici da usare, e la particolarità che hanno questi pompon è proprio la pienezza. Guardate quanto sono pieni, sono molto più pieni dei pompon casalinghi, che vengono sempre un pochettino più radi, più spennacchiati, perché non si riesce ad arrotolare e a chiudere il cerchio che c'è all'interno del cartoncino. O meglio, forse qualcuno ce la fa, a me non viene molto bene, ci perdo anche un sacco di tempo. Con questi, vedete, li metto davanti alla mia faccia, in maniera molto più agevole la cosa
si fa in 4 e 4-8. Ve lo consiglio questo strumentino? Sì, se fate crafting, creatività, scrapbooking, lavoretti vari, ve lo consiglio. Costa poco e funge. Detto ciò, vi rimando sempre alla mia pagina Facebook, vi lascio qua sotto il link, e al mio Instagram, dove troverete sempre tantissime foto riguardanti il mondo della creatività e gli altri miei canali, che sono Ombretta e Due Cuori Una K. Vi metto sempre il link nel box informazioni e vi aspetto sempre anche là. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, regalami un bel pollice in su per favore, e soprattutto condividilo sulla tua pagina Facebook. Questo aiuterà Arte per Te a crescere e io te ne sarò per sempre grata. E noi, spero, ci rivediamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, ma alla prossima, ciao!